credete si possa fare quest'anno? Speriamo di sì, ragazzi. Incrociamo le dita. Il nostro musical, che bello. Ricordate? Sì, tutte le prove dopo le lezioni, le nostre risate, la nostra voglia di stare insieme. La fantasia, i balli, i canti, la gioia e l'attesa per il gran finale. Sì, il gran finale. Che emozione e che paura di sbagliare. Ma poi, magicamente, non si sa come, tutto sul palcoscenico pareva scorrere e funzionare. E gli applausi? Me li portavo nel cuore anche dopo lo spettacolo, come se la scena volesse continuare anche nella vita reale. Il musical era una tradizione della nostra scuola, direi un modo originale e unico di terminare l'anno scolastico, emozionando ed emozionandoci. Sì, il nostro particolarissimo modo di esprimere noi stessi. Non vorrei deludervi, ma non credo proprio che si possa fare il nostro spettacolo quest'anno, vista la situazione. Sì, forse hai ragione, ma non sarebbe bello far rivivere le nostre emozioni raccogliendo i nostri ricordi e facendo rivivere le nostre vibrazioni in un altro modo? E come potremo fare? Non ci potrà essere il pubblico, non sentiremo gli applausi, non ci sarà nessuno palcoscenico, nessuna lacrima di commozione che scende sul viso. Abbiate fede, in un qualche modo faremo. Sì? Ma come? Ho sentito dire che la scrittura, se sostenuta da un grande desiderio, diventi magica. Allora, cosa ne pensate di scrivere un libro tutto nostro? Sì, il nostro libro dei desideri. Fantastico! Allora, proviamoci! Semplicemente così! Potresti raccontarci della tua personale esperienza dei musical passati? Che cosa provavi e come ti sentivi sul palcoscenico? Che cosa ti è rimasto di tale esperienza? Ti ha cambiato in un certo senso? Se sì, in che modo sei cambiato? C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare? E quando ti chiedo se qualcosa ti ha colpito, mi riferisco ad un'esperienza che è rimasta impressa nel tuo cuore e che ti accompagnerà per sempre. Un'ultima cosa ti vorrei chiedere. Che rapporto hai instaurato con gli insegnanti che ti hanno preso per mano durante il tuo viaggio musical? C'è qualcosa che vorresti dire loro? La prima volta che ho sentito parlare di musical è stata quando ancora ero un pulcino di prima superiore. Vedevo appesi questi volantini alle porte delle nostre classi. Eravamo ancora al piano di sopra. Così lessi quelle parole. Cerchiamo nuovi talenti. Anche le matricole possono partecipare. Ci servono abili attori, ballerini, cantanti e musicisti. Unisciti a noi. Delle audizioni al mattino, pensai. Per saperne di più, chiesi meglio alla mia prof di religione di cosa si trattasse. Quando la lezione terminò, mi fermai ancora una volta a leggere quella piccola locandina. Non so cosa successe esattamente in quel momento. Sentì come se qualcuno mi stesse dando la spinta per provare. Scattò in me quella determinazione che raramente si manifestava. Che sia stato un angelo, un segno del destino,
Qualcuno mi sta facendo brutti scherzi? Stavo avendo delle allucinazioni? Eppure non so. Quel contatto l'avevo sentito chiaramente sulla mia pelle. Di quello ne ero certa. Così mi fiondai nella classe delle audizioni, dove mi accolsero calorosamente, seguita inaspettatamente da altri due miei compagni di classe. Con grande sorpresa si esibì una coreografia davvero fighissima. Io, cominciai a tremare. Mi sentivo così piccola a confronto di loro. Poi venne il turno dei cantanti. Me lo ricordo chiaramente. Ero terrorizzata. Stavo sudando freddo. Gentilmente mi porsero un tablet con sopra il karaoke del mio brano. Notai che quest'ultimo era collegato con un jack alla cassa. Mi esibii tutto di un fiato. Quando conclusi, sentii l'adrenalina scendere, accompagnata dagli applausi. Quando tornai a casa e raccontai tutto a mia madre, quest'ultima, sbiancò. Letteralmente, non sto scherzando. Aveva paura che potessi essere presa di mira facendo una brutta figura in pubblico. Così i mesi passarono e il giorno dello spettacolo fu incredibile. Mi cambiò totalmente la vita. Non avrò mai rimpianti per aver fatto questa scelta, anche perché se quella spinta non ci fosse stata, probabilmente non avrei mai potuto conoscere i membri della mia rock band, che mi hanno accettata subito per come sono. Grazie di tutto, musical egregiati, ma soprattutto grazie a quella dannatissima spinta. Ciao, mi chiamo Antonio e volevo dirvi cosa ne penso del musical. Il musical serve soprattutto a relazionarsi con altre persone, ma anche a suonare, ballare o cantare in libertà. È una libertà che ci permette di esprimere tutto ciò che vogliamo, anche con una sola nota, con un solo passo, con una sola parola. Quindi la musica non ha limiti. Intraprendere l'esperienza del musical solamente l'anno scorso, quindi all'inizio di questa pandemia. Di conseguenza, purtroppo, non ho avuto la possibilità di esibirmi veramente fisicamente su un palcoscenico. Nella mia vita però ci sono già stata grazie alla mia danza e quindi ricordo molto bene quelle che sono le sensazioni che si provano sia prima che durante che dopo. C'è molta paura, c'è molta tensione, c'è molta ansia, allo stesso tempo si è anche molto felici. Un mix di emozioni abbastanza indescrivibili e contrastanti tra di loro. Ecco, credo che questa sia la cosa che mi sia mancata di più in assoluto. Avrei preferito iniziare questo percorso in un modo diverso, in un modo che rispecchia la normalità. L'arte, sotto tutti i punti di vista, sia una delle poche cose che riesce a farci stare ancora uniti e riesce a farci emozionare. Quelle emozioni che tanto attendiamo ma che in questo periodo sono molto negative. Attraverso il mio pezzo quindi io voglio portare il ricordo, la memoria e la speranza di questo periodo, perché dicono che insieme ce la faremo. I 5 musical a cui ho partecipato sono stati indimenticabili, sia sul piano umano che in quello artistico. Prima di salire sul palco rimane in me vivo il ricordo di quella tensione adrenalinica che respiravo, ma una volta rotto il ghiaccio, seduto alla mia tastiera e circondato da batteria, chitarre elettriche, coristi, mi sentivo a mio agio, senza paure, anzi, mi sentivo leader della situazione. Non posso però pensare a musical senza ricordare l'amico Matteo Fiaccadori, scomparso tragicamente, e con il quale ho avuto un feeling musicale e umano eccezionale. La sua chitarra elettrica suonerà per sempre nel mio cuore. La mia performance di Wish You Were Here sarà infatti a lui dedicata. Ricordo che con Matteo, sul palco,
bastava una semplice nota, sia come cenno d'intesa, sia per dare quei tocchi di espressività e di uniformità in più all'esecuzione dei brani. Ripensare a musical mi provoca ancora oggi una grande gioia, contrastata però da una profonda sofferenza. Merita la mia infinita riconoscenza al preside Giordano Pachera, che aveva una particolare sensibilità nei confronti dell'handicap e che ha infuso tale spirito a tutto il corpo docente. Un abbraccio va al prof Benatti, regista indomito e ironico del Greggiati, sempre pronto a sorridere di fronte agli imprevisti scenici. Resterò grato per tutta la vita al prof Piroli, con il quale ho condiviso un percorso bellissimo della mia vita. Egli ha contribuito alla mia valorizzazione e alla scoperta delle mie capacità, fino al raggiungimento del diploma. Da allora, tra me e prof Simone si è instaurato un rapporto profondo, basato sulla vera amicizia, che continua tuttora. A lui va il mio affettuoso abbraccio. Ripensando tutto il lavoro, anche nascosto, che ha svolto per tutti noi, devo riconoscerlo come un grande demiurgo del Greggiati. Grazie davvero, prof. Cos'è stato il musical per me? Allora, il musical, oltre ad essere stato un grande elemento di svago e divertimento nei pomeriggi in cui si provava e negli eventi serali e mattutini che facevamo tirando tra po' a giustiglia, è stato un grande elemento di crescita e mi ha aiutato tantissimo ad integrarmi con la nuova scuola, perché io venivo da un'altra scuola nella quale avevo perso un anno e ho cominciato in seconda al Greggiati in un ambiente totalmente nuovo in cui non conoscevo nessuno. E questo evento mi ha aiutato a ambientarmi con professori, nuovi compagni e tutto quanto può stare intorno a questo musical. Spero ritorneremo presto, o almeno ritornerà chi prenderà il nostro posto, il mio posto, che ormai è già passato da un po' di tempo. Si ritornerà presto su questo palco. Per me la musica è sempre stata una via di uscita da tutti i problemi. Il musical mi ha permesso di poter suonare insieme agli altri e condividere la mia passione con loro. Nei 5 minuti prima di salire sul palco c'era sempre molta agitazione e paura di non essere all'altezza, di poter annoiare il pubblico. Però, una volta rotto il ghiaccio, le paure svanivano e rimaneva la voglia di divertirci e far divertire le persone che assistevano allo spettacolo con la nostra arte. Questa esperienza mi ha aiutato a relazionarmi di più con gli altri. Una cosa che mi ha colpito è stata la voglia e la tenacia dei professori a realizzare tutto questo. Hanno sempre creduto in noi e nelle nostre passioni e ci hanno sempre motivato. A volte ci credevano più loro che noi. Ci hanno aiutato a crescere, a tirar fuori quello che avevamo dentro. Se si potesse di nuovo tornare su quel palco, vorrei trasmettere la mia passione per la musica ed emozionare gli altri. Ho avuto la fortuna di poter partecipare dal vivo a questa esperienza per 2 anni. Ricordo che solamente l'attesa del giorno delle prove mi sembrava sempre infinita. La voglia di cantare, di confrontarsi, di condividere momenti ed emozioni era davvero tanta. Toccare quel palco segnava la fine della paura, dell'ansia. Per me c'eravamo solo noi, la musica. Niente e nessuno avrebbe potuto toccarci, farci male. Il musical mi ha aiutata ad affrontare alcuni momenti della mia vita non molto belli, a viverli con più leggerezza, diciamo. In questo percorso ho avuto al mio fianco delle figure davvero importanti che hanno lasciato un segno indelebile. I miei professori, che per me sono stati come genitori, ma soprattutto amici. Persone che hanno incoraggiato, valorizzato il mio talento, che hanno visto in me ciò che io non ero ancora in grado di vedere. We are the world. Un finale mozzafiato, direi. 3 ragazzi, io, Davide e Paola, che in quel momento si univano formando una sola anima, un'unica forza. L'emozione trasmessa era indescrivibile, ma anche quella ricevuta dal nostro pubblico. Credo che questo progetto, insieme a quello dello scorso anno, rappresenti luce. Una luce potente in mezzo a tanto buio. Per me il musical è una seconda famiglia che fa tanto bene al cuore e all'anima.
can not stop. Black peas came to make it hot. We beat the fire, stop. Bubbling up just like lava. Like lava, heated like a... Questa canzone perché è stata una delle ultime sulla quale ho ballato nel 2018 e ho scelto questa anche perché mi ricorda proprio veramente il musical, mi fa venire in mente la parola musical e una delle cose che mi manca di più è poter respirare, poter essere libera di ballare ovunque e con chiunque. Però fortunatamente la danza non si ferma, infatti abbiamo avuto la possibilità lo scorso anno di ballare a distanza ma comunque sentirci vicini. Ci sono tante cose che non riesco a spiegare solo con le parole. Fatico nel pronunciarle e ad un certo punto mi blocco, come se queste diventassero sconosciute. Inizio a balbettare con frasi prive di senso. Fin da piccola le persone dicevano che parlavo con gli occhi e la bocca rimaneva sempre chiusa. Il canto è sempre stato un rifugio dove mi nascondevo per non essere giudicata, almeno pensavo. Indossavo questa maschera per nascondere il mio volto dai riflettori, perché non fuoriuscissero le emozioni che provavo. Ma in questi anni sto cercando di capire che non c'è cosa più bella che cantare senza la paura di essere giudicati, perché in questo modo siamo noi stessi. E questo capita quando siamo sul palcoscenico. Ci lasciamo andare ed esprimiamo la nostra arte come se fosse la nostra ancora di salvezza. E la magia arriva in quel momento, quando meno te lo aspetti. Per me il musical è stata un'esperienza fantastica. Ricordo ancora la prima volta che sono salito su quel palcoscenico e guardando verso il pubblico ho iniziato a pensare: oddio, ma lì ci sono tutti i miei compagni di classe, ci sono tutti i miei amici, c'è tutta la scuola, ma perché ho voluto fare una cosa del genere? Perché ho voluto rischiare così tanto? Cioè, se ciò che faccio non dovesse piacere, mi prenderanno in giro. E questi pensieri qua li ho avuti fino a che ho iniziato a cantare. Nel momento in cui ho iniziato a cantare mi sono reso conto che era bello condividere con gli altri ciò che sapevo fare. Era bello mettersi in gioco. Questo mi è rimasto nel musical. Mi è rimasta la voglia di mettermi in gioco, la voglia di far vedere agli altri ciò che sono capace di fare. Di non accontentarmi, di cercare sempre il miglioramento. E questo grazie anche ai professori. I professori hanno creduto in noi dal primo all'ultimo momento, ci hanno dato un valore. E se potessi, ci tornerei alla grande su un palcoscenico. In tutti i musical che ho fatto, non mi era mai passato per la testa di camminare su un palco. Già, quel palco. Non ho mai avuto il coraggio di affrontarlo, sono sempre stata nell'ombra dietro le quinte ad acconciare i capelli. Osservare da lontano esibizioni dopo esibizioni di ragazzi che ammiravo tantissimo. Perché sì, loro avevano più forza di me nel mostrarsi davanti a tutti e far vedere cosa sognavano e magari cosa volevano diventare nella vita. 2019. Qua cambio tutto. Avevo messo da parte ogni paura che mi ero portata fino a quel momento. Mi ero detta: Chiara, o la va o la spacca, fregatene di tutti. Perché sì, dovevo fregarmi del giudizio degli altri e per una volta mostrarmi veramente. Il sipario cala e io parto. Le mani tremavano e sudavano allo stesso tempo. Il cuore batteva e io chiudevo gli occhi. Non c'era nessuno, solo io e la musica che mi accompagnava. In quell'esatto momento mi sono sentita forte, senza debolezze, ed è questo che mi porterò nel cuore, la potenza di quella sensazione. Non ho ricordi particolari impressi, perché mi porterò ogni emozione passata su quel pavimento di legno. L'ho assaporata dall'inizio fino alla fine, dalle prove all'ultima esibizione. È per questo che devo ringraziare tutti coloro che erano insieme a me in questo viaggio, ma soprattutto una persona che è stata l'unica ad incoraggiarmi dal principio. Ha visto in me quello che io nascondevo con gelosia, per non rovinare tutto per qualche giudizio. Grazie a lei ho liberato la me nascosta per tanto tempo, dandomi la possibilità di cogliere questa opportunità così semplice da raggiungere.
Lei, con la sua gentilezza sovrumana, è arrivata al cuore di tanti ragazzi. Ancora mille volte grazie, Rita. La musica è parte di me. Voglio farlo sapere a tutti, esprimendo ogni emozione o ricordo della mia vita attraverso la mia voce, l'arma migliore. Allora, il musical credo che sia stata una delle esperienze più forti e formative della mia vita. Formativa perché ti fa rendere conto di quanto ogni persona sia importante in una squadra, perché da gruppo si trasforma proprio in squadra e appunto hai questa responsabilità. Ogni persona pesa in un gruppo, in questa squadra, e appena manca qualcuno di quel gruppo si sente davvero tanto. E è forte perché è stata una delle esperienze che mi ha trasmesso tante emozioni forti. Cioè, mi ricordo solo prima di salire sul palco, proprio quei 2 secondi prima, un'agitazione, tanta agitazione, che poi lì per lì si pensa alla paura, però guardando indietro si trasforma in un'emozione, una sensazione positiva, perché è qualcosa di cui ti ricorderai per sempre, ecco. La cosa che più mi piaceva nei musical era lo spirito che c'era per le prove generali, soprattutto. Durante le prove generali c'era uno spirito proprio positivo, chi si dava forza l'un con l'altro, e questa cosa mi piaceva tantissimo. La cosa che mi è più rimasta impressa, soprattutto coi professori, è stato il fatto che da un progetto del genere il professore e l'alunno non avevano più il rapporto tra alunno e appunto professore, ma amici, ed è una cosa che comunque è rimasta, e questa è una delle tante cose belle del musical. Ci sarebbe davvero tanto da dire per tutto quello che si prova al musical e le cose e i ricordi, ecco. E se oggi ti dessero una bacchetta magica e tu avessi ancora la possibilità di salire su quel palcoscenico di legno caldo e un po' scricchiolante, su quel palcoscenico che nel corso degli anni ha accolto generosamente tanta arte e tanta bellezza, tu, sì, proprio tu, che cosa vorresti esprimere con il tuo canto, con la tua danza, con la tua recitazione? Riusciresti ad esprimere ancora i tuoi sentimenti? Chiudi gli occhi, immagina, usa la tua fantasia per volare in alto e toccare il cielo colorato del tuo cuore. Immagina, le luci della ribalta si sono magicamente riaccese, il teatro è pieno, ci sono i tuoi amici, i tuoi compagni, i tuoi genitori, tutte le persone che ti vogliono bene, i professori che ti hanno visto crescere, ci sono tutti e tutti sono lì per te. Il sipario si apre, tocca a te.
quasi 10 ore che mi reggo in piedi, girando tra barelle e corridoi pieni. È un nemico astratto che non vedo e che non sento. Mi sembra di lottare, sì, ma coi mulini a vento. Tu che mi ascolti, nel cielo oppure accanto, non vedi, sono solo un uomo col camice bianco. Dammi un po' di forza, che qui non è abbastanza. Ho la testa fra le mani e sono chiuso in questa stanza. Mi chiedono, dottore, quanto mi rimane. Con la maschera una lacrima non fa rumore, lascia segni sul mio viso come fa una guerra. E finché io sono vivo non sarà una guerra persa. A volte penso che sia naturale se le gambe cedono. Ci penso a quanto stronza sia la vita, e nonostante questo non mi piego mica. Fatica e poi sudore e poi la voglia di star bene, sebbene ancora senta l'eco di quelle sirene. Ne vale la pena un sorriso, un solo gesto, vedere che l'amore fa il suo giro e torna indietro. E se mi chiedi cosa sento in questo momento, ti direi paura, ma comunque io non smetto di donarmi a chi vorrebbe solo respirare, a chi non vede il mare ma si sente affogare, a chi saluta un figlio con dei baci alla finestra, a chi va via per sempre mentre il figlio è lì che aspetta. A volte penso che sia naturale se le gambe cedono e vorrei scappare. Vedo quegli occhi chiamarmi per nome senza il camice bianco. Siamo solo per di chi avverte l'impotenza, e piango di nascosto ma non è una debolezza. La sera torno a casa e tolgo il mio mantello bianco, domani è un altro giorno e con un guanto asciugo il pianto. A volte penso che sia naturale se le gambe cedono e vorrei scappare. Vedo quegli occhi chiamarmi per nome senza il camice bianco. Siamo solo persone, ci sarà un tempo per ricominciare. Siamo solo persone.
and so it is just like you say it would be. Life goes easy on me most of the time, and so it is the shortest story. No love, no glory, no hero in a sky. I can take my eyes off you. 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 I can take my
I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. It's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda to be it, so what you love to let my guard down and let you pull the rug. I was getting kinda used to be it, so what you love.
calculated. Too young, too dumb to realize I
real party, cause all you wanted was them. And my baby's dancing, but she's dancing with another man. And when it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Try and apologize for my mistake, but I just want you to know. I hope he buys you a flower. I hope he holds your hand. Give you all the excitement when he had a shell. Take to everybody, cause I remember how much I loved them. Things I should have done when I was a man. Do all the things I should have done when I was a good
times I found myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Never know how much I love you. Never know how much I care. When the future's all around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlight's on the daytime, moonlight's on the night. I come when you call my name, and you know it's all the way tonight. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Roaming along with Julia, Julia she felt the same. When you put your song around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give you fever when we kiss him, fever when we flame you. Fever, I am fire. Fever, yeah, I burn for soon. Fever,
got this feeling for Kaona and a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare, you give me fever. When you're kissing fever, when you hold me tight. Fever, I am missing, and daddy, won't you treat me right? Now you listen to my story, here is the ponder I have made. She was born to give you fever, be it fire and all the centigrade, you give me fever. Well, we kiss them, fever, if you live to learn. Fever, till sizzle, watch a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Chambers, they
gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. The band of hope.
Say it's all right. Say it's all right. It's all right. Have a good time. Cause it's all right. Oh, it's all right. Now listen to the beat and kind of catch your feet. You got soul. Cause you've got soul.